Muscolo e Raimondo, e ora si comincia palla 2 tra Brown e Cittadini. Si aggiudica Cittadini, decisamente più alto di John Brown, che fatica ad arrivare a 2 metri. Adesso Fernandez si butta già dentro, scarica per Prandin dalla media. Cittadini è preciso, è il suo piazzato, e allora 2-0, primo vantaggio esterno. Ottima la circolazione di palla di Trieste nella prima azione. Adesso Imbro per Musso, si ricompone un po' il duo che tanto ha ben fatto in apertura di campionato, ma che necessariamente necessitava di un qualche perfezionamento, cioè Imbro e Musso. Qui azione personale di John Brown, che però non va a buon fine. Allora Prandini già dall'altra parte, ancora Cittadini marcato da Musso, arriva fino sotto canestro. Comoda l'azione di Cittadini, una variabile a cui la De Longhi dovrà trovare in fretta una contromossa. Decisamente, anche perché Cittadini, lungo non proprio classico, un lungo un po' atipico, si può aprire i 5 metri per tirare, lo abbiamo visto, si può comunque mettere palla a terra, non è più freschissimo come una volta, perché chiaramente ha 39 primavere sulle spalle. Intanto vediamo questo fallo. Fallo proprio di Cittadini. Chiato fallo proprio ad Alessandro Cittadini, grande protagonista in questo avvio di gara con 4 punti, li abbiamo appena visti. Un Cittadini che comunque è giocatore di classe che non scopriamo certo oggi, e che è stato anche ex compagno di Davide Bruttini con la maglia di Brescia, al pari di Juan Fernandez. Juan Fernandez, che lo stesso Bruttini in settimana ha disegnato come il pericolo pubblico numero uno. Intanto vediamo Fantinelli, il suo tiro, errore. Spallata di John Brown su Yanelliz, si prende anche il tiro. Brown cerca il tap-in Lombardi, un po' di confusione in casa De Longhi in queste prime azioni. Abbiamo visto molta fatica nel riuscire a costruirsi un buon tiro già dalle prime battute. Qui adesso Prandin si avventura in area, sottomano Mancino con cui elude Eric Lombardi. Attenzione, primo mini break di una certa rilevanza per l'Alma Trieste, 6-0, firmato Cittadini. Prandin, che è un altro grande ex di questo incontro, Bobo Prandin, grande protagonista nelle prime battute di TVB in Serie B, quando Prandini era di fatto la prima opzione offensiva. Federico, la primissima opzione offensiva, ne metteva ogni tanto anche Ventello, ce lo ricordiamo, una guardia un po' atipica, non sfrutta moltissimo il tiro da fuori. Intanto no, super assist di Imbro, no look per Brown, che però si divora una schiacciata, il classico rigore con il portiere già da una parte. E qui Juan Fernandez fa vedere che sarà davvero una serata in cui la De Longhi potrà sbagliare poco o niente a livello offensivo. Tripla aperta, 9-2. Certo che Brown veramente ha sbagliato, come dicevi tu Valdo, un rigore assoluto. Vediamo questo isolamento assolutamente poi sbagliato di Eric Lombardi. Lombardi, non è il suo tiro, non è esattamente la sua azione. Qui Fernandez apre per Prandin, si butta dentro da solo, ma il sottomano non va a buon fine, non prende nemmeno il ferro. Lombardi consegna a Fantinelli, prova la galoppata il capitano. Musso ci pensa quasi per tirare da 9 metri, poi si arresta e tira Bernardo Musso. Quarto punto per la De Longhi, bella azione di Musso. Personale però, stiamo vedendo ancora poca coralità nella manovra della De Longhi. Sono passati 3 minuti e mezzo di gioco, adesso imposta Prandin, chiama Yanelliz con spalle a canestro, ma fa fatica anche l'Alma a costruire qualcosa. Allora Yanelliz ha aperto un'altra bomba per Trieste, e questa sarà forse la vera chiave della partita, la difesa sul tiro perimetrale, specialità in cui l'Alma Trieste è maestra. La chiave attualmente è molto semplice: Trieste fa circolare benissimo la palla e quindi trova sempre una soluzione aperta. Treviso si sta un po' intestardendo in azioni singole. Intanto abbiamo il più 10 ospite, 4-14. Trieste veramente sta cercando l'allungo già adesso. Un Fernandez decisamente in palla anche lui. Siamo già quota 5 punti in poco meno di altrettanti minuti. Quindi Fantinelli, adesso Lombardi si butta dentro, aiuta Fernandez. Far saltare un po' gli schemi difensivi dell'avversario, e questo è il vero problema.
Vediamo adesso se dopo il time out qualcosa cambierà. Vediamo soprattutto se la De Longhi avrà qualche carta in più da giocarsi. A rigor di logica sì, perché non sono ancora scesi sul parquet Isaiah Swan e Michele Antonutti, due pedine che potrebbero essere tranquillamente da quintetto. Strana anche la scelta di Pillastrini di partire senza Sabatini, che notoriamente è un giocatore che sa mettere una forte pressione sui portatori di palla. Effettivamente l'abbiamo chiesto in settimana, coach Pillastrini ha detto che i suoi quintetti sono ancora abbastanza in divenire. Non siamo ancora a una fase del campionato, vediamo intanto la tripla di Matteo Imbrò sbagliata, ma tap-in di un John Brown perfettamente piazzato. Dicevamo, a recuperare il rimbalzo lungo. Dicevamo appunto che coach Pillastrini sta ancora provando vari quintetti, non ha ancora uno starting five definito, probabilmente ce l'avrà per l'inizio dei playoff. Comunque intanto vediamo questa azione difensiva della De Longhi che ed ecco sporca la palla John Brown, poi perfezione il recupero Bernardo Musso, si va già dall'altra parte con Fantinelli che resiste alla spinta di Prandin, brutto però l'appoggio di Imbrò, un tiro che a malapena raggiunge il ferro. Sta mangiando degli autentici rigori da De Longhi, prima la schiacciata di Brown, adesso questo, sono quattro punti mangiati praticamente. Si prende il tiro Iannelizze, non va, e allora buono il rimbalzo di Lombardi che taglia fuori Prandin, imposta la prossima azione Matteo Imbrò, che ha qualcosa da farsi perdonare viste le sue prime scelte di tiro. Adesso Imbrò fronteggiato da Prandin lo punta in uno contro uno, gli parte a destra, fa il giro intorno a Brown, si arresta, tira, altra palla sul ferro. Anche qui deve migliorare decisamente la circolazione di palla alla De Longhi. Anche qui abbiamo visto solo un pick and roll centrale, gli altri giocatori sostanzialmente non potevano muoversi. Qui adesso show difensivo di Brown che esce per mandare in confusione Cavaliero, giudicato irregolare il contatto dagli arbitri. Primo fallo per John Brown, che nelle ultime uscite ha avuto anche qualche problema nella gestione dei falli personali. Contro Mantova si è accomodato in panchina con tre penalità a carico e a inizio terzo quarto poi c'è stata la svolta, a conferma che Brown nelle ultime uscite è leggermente calato a livello di rendimento, ma soprattutto non è più così fondamentale come magari lo era a inizio campionato, pur mantenendo una media di 18 punti a partita. Intanto vediamo un po' di cambi, che è entrato Bowers per Trieste e invece Isaiah Swan per Treviso. Il tiro a tre punti di Fernandez, che prende nemmeno il ferro, prende il tabellone praticamente. Swan era uscito molto bene a marcare su di lui, tiro comunque preso allo scadere dei 24 secondi, comincia ad alzarsi il livello di intensità difensiva della De Longhi. Adesso Lombardi spalla canestro, scarica fuori, tiro aperto di Bernardo Musso, da tre punti! E il gaucho Bernardo Musso, 6-0 il parziale della De Longhi. Quattro partite, va a bersaglio con una certa regolarità, l'ultima 4 su 6 da 3, quella prima contro Montegranaro 3 su 4, contro Forlì ancora 4 su 6, quindi percentuali decisamente interessanti. Ma ora si torna sul parquet, anticipo di Fantinelli che ruba palla e va a schiacciare la dimane del capitano Matteo Fantinelli. C'è solo De Longhi in questo frangente, dal rientro al time out chiamato da Pillastrini, 8-0 di parziale. Se qui vediamo un fallo, crediamo di Musso, fallo probabilmente di Musso su Cavaliero, sì. Primo fallo per Bernardo chiamato Musso, fallo Bernardo Musso. E allora 2 minuti 53 secondi alla prima pausa. Altro cambio, vediamo nel frattempo. Due cambi perché Loschi fa il suo ingresso per Trieste, Musso lascia il posto a Gerardo Sabatini. In campo c'è anche Michele Antonutti e allora comincia a far ruotare i suoi giocatori coach Pillastrini. Bowers adesso. Posto curiosa perché vediamo che sostanzialmente è un altro recupero. Baldasso cerca un preziosismo, viene punito e allora alley-oop per Isaiah Swan, per un Lombardi che finalmente ci fa vedere un volo sopra il ferro. Giocata spettacolare di uno Swan che ha visto il taglio di Lombardi. Parità. Attenzione a questa De Longhi. 10-0 Iannelizze battezzato da Lombardi dalla media, finisce la striscia positiva della De Longhi, si chiude il parziale
con un Lombardi a quota 5, Musso a quota 5, 4 giocatori a segno finora per la De Longhi e suono osservato speciale da Daniele Cavaliero. Adesso Sabatini in 1 contro 1 con Baldasso, lo brucia, scarica fuori per Lombardi, va da Antonutti, cerca di procurarsi uno spazio, Fantinelli, scade il tempo, pesca bene Lombardi che però si lascia sfuggire il pallone. Qui buona la difesa di Trieste, è mancato un qualcosa, un piccolo dettaglio, la ricezione finale di Lombardi, passaggio di Fantinelli sicuramente in condizioni di emergenza. Comunque la partita è ufficialmente entrata nel vivo. La partita è entrata nel vivo anche perché adesso abbiamo di nuovo una situazione di equilibrio, oltretutto con Trieste che ha riportato dopo tanto tempo. E adesso altro recupero e schiaccione di Neris Lombardi, come vuole il ragazzo. Lo abbiamo aspettato per un paio di mesi affinché tornasse quel giocatore che aveva vinto la gara delle schiacciate 3 anni fa. Adesso grandi voli per Eric Lombardi e altra difesa imperiosa per la De Longhi. Baldasso, Frontesa, Fantinelli. Fantinelli non si ferma, attacca fino in fondo. Matteo Fantinelli, 18-16. De Longhi in vantaggio addirittura. 14-2 di break. 14-2 di break. Dal Massone chiama subito Fernandez e Cittadini sul cubo dei cambi, pronti a rientrare. Adesso Bauer sfronteggiato da Eric Lombardi, bello l'uno contro uno di Lawrence Bowers e di nuova parità. Bowers probabilmente voleva farsi perdonare un paio di sciocchette prima su Lombardi perché ha provato anche a stopparlo sulla schiacciata, non ci è riuscito. Questo dice tutto dell'atletismo e della voglia che ha oggi Eric Lombardi di attaccare il canestro. Intanto vediamo il terzo fallo di squadra per Trieste, non è quindi ancora in bonus. 43 secondi, 21. 17 al termine di questa azione, quindi ci sarà tempo per organizzare una efficace azione d'attacco da parte della De Longhi. Bowers di nuovo in panchina, proprio sotto la nostra postazione. Intanto dentro anche Davide Bruttini. Davide Bruttini dentro, l'arbitro è andato a redarguire la partita triestina molto probabilmente per delle proteste, ha detto che alla prossima occasione arriverà un fallo tecnico. Comunque rivediamo un po' adesso la De Longhi in campo. Bruttini per Sabatini che punta Fernandez in uno contro uno, è più veloce Sabatini ma più fisico Fernandez. Allora Swan punta Loschi, non va il tiro ma c'è fallo del trevigiano Loschi e allora 3 tiri liberi per Isaiah Swan che fa ingolosire Loschi, gli prende bene il tempo e Loschi subito viene redarguito da Dalmasson. Vediamo il replay, pulita l'azione ma Loschi va a mettere il piede sul tiro di Swan, una mossa anche abbastanza pericolosa, ha rischiato la scavigliata Isaiah Swan. Effettivamente ha fisico per reggere contatti del genere e mano buona per infilare i tiri liberi. Primo punto per l'americano di Treviso, Mancino, 33 anni appena compiuti. Isaiah Swan va col secondo ma la palla danza sul ferro ed esce. Vantaggio di un punto intanto. Vantaggio di un punto, terza opportunità per Swan, si sgomita sotto canestro, fuori anche questo, 1 su 3, è un po', spreca un po' da lunetta. Questo sarà un altro dei micro temi dell'incontro. Trieste che è la migliore squadra per percentuali dalla linea della carità, quasi l'84% per l'Alma Trieste, prima nella specialità. De Longhi che è il 72% invece penultima nella specialità. Ma ora vediamoci l'ultimo attacco, 10 secondi al termine. Swan vuole la palla, pick and roll con Michele Antonutti, ancora blocco di Bruttini, Imbro si deve prendere un tiro, 3 secondi, 2, 1, Matteo Imbro, 0 su 4 al tiro finora, ed ecco, l'abbiamo detto, c'è sui tiri liberi dove un 10% abbondante di percentuale realizzativa si traduce in un paio di punti a fine di ogni match, incamerati in più da un Alma Trieste che ne mette a segno 83.5, una De Longhi che ne segna 80.9. Intanto torniamo in telecronaca, in questo caso vediamo che Swan praticamente gioca dalla piccola, quintetto leggerino per la De Longhi. Swan è proprio sotto canestro che cerca qualcosa ma prova un tiro che è assolutamente fuori misura. Non da lui questo tiro, uno Swan che si è preso l'azione personale ma il tiro non ha nemmeno toccato il primo ferro. E allora Bowers adesso gioca con Loschi addirittura in ginocchio, poi Bowers marcato da Bruttini
gli tocca la palla a Sabatini. Bowers adesso ancora in azione personale, classe pura e cristallina per un Lawrence Bowers molto efficace in uno contro uno, l'abbiamo visto. Tutto talento questo, perché onestamente Bowers si era incartato in un'azione che non avrebbe potuto portare da nessuna parte, ma bravo lui a riuscirci. Vediamo invece adesso lo scontro dall'altra parte con il fallo di Fernandez. Anzi, fallo di Baldasso, se abbiamo visto correttamente, sì, è Baldasso. Stato attribuito al numero 11 Lorenzo Baldasso, è il primo fallo, nessun giocatore di Trieste con due penalità a carico, mentre in maglia De Longhi solamente Brown e Musso sono stati sanzionati con il personale. Nuovo attacco per la De Longhi, allora con Gerardo Sabatini, punta Fernandez, attacca il ferro, appoggia il vetro, non va la conclusione di Sabatini, positiva però la sua iniziativa, ha dimostrato ancora una volta personalità. Adesso dall'attacca centrale un Bowers, poi Sabatini per poco non pasticcia, ingannato dal tabellone, ma è già dall'altra parte, però ad accelerare l'imbro dimenticato, finisce ancora una volta da tre punti Matteo Imbro, massimo vantaggio per la De Longhi 25-20 più 5. Matteo Imbro che sta dimostrando grande carattere, grande personalità, visto e considerato che dall'arrivo di Swan praticamente era scivolato nelle rotazioni a sesto esterno, adesso ha ritrovato spazio e lo sta dimostrando, lo merita questo spazio. Ha ritrovato il quintetto e il quintetto gli sta facendo bene, avvio stentato anche per lui, poi due bombe di importanza capitale. Swan adesso da tre punti, Isaiah Swan scalda la mano, anche l'americano della De Longhi, ottima davvero questa esecuzione, più 6, ma adesso Bowers sbaglia la conclusione, De Longhi che può provare a scappare con questa azione personale di Sabatini che riapre per Michele Antonutti, stavolta è Antonutti! Che a Trieste mancano due pedine da quintetto fondamentali, intanto entra anche Coronica. Coronica che è la memoria storica di questa squadra, il capitano è quello che sta a Trieste, è triestino, quindi è all'interno di questa squadra da più tempo in assoluto. Intanto vediamo la riapertura per la bomba. Baldasso, quello che più volte è stato il giustiziere della De Longhi all'andata, 5 su 5 da 3 per Lorenzo Baldasso, che fu la vera variabile impazzita e non controllata da Treviso. Qui Swan pensa al tiro da tre, poi scarica per Sabatini, che non è magari la migliore arma offensiva, ma può comunque infilare anche lui le bombe. Si interrompe la striscia positiva da tre, intanto Bowers in ingresso è più sgusciante che mai nell'area della De Longhi. Vedremo forse meglio un John Brown accoppiato a un giocatore come Bowers, ma Legos e Ferrari si sta facendo apprezzare per diversi movimenti efficaci. Adesso Swan lob per Swan Bruttini, fin troppo però immaginifico ultimamente, anche se bisogna dire una cosa, il passaggio prima con la tripla pintata per Sabatini era molto buono, ma è chiaro, tiri oltre che costruiti bisogna anche segnarli, lì Sabatini è stato un po' sfortunato. Ianelizzi apre per Fernandez, non va la tripla di Fernandez, allora Imbro lancia Michele Antonutti, lesto a correre in contropiede, a farsi trovare libero sotto canestro, più 6 di nuovo per la De Longhi dopo il mini break di 5-0 dell'Alma Trieste. Adesso Fernandez per il taglio di Baldasso, si gira, tira, segna ancora una volta, un Baldasso da tenere d'occhio. Baldasso, gran bel giocatore, scuola PMS Moncalieri, a Trieste ormai da più di qualche stagione, è arrivato come un giovane di belle speranze, è stato fallo qui sulla penetrazione di Sabatini. Baldasso era un giovane di belle speranze, si è costruito molto molto bene, all'andata sfruttò quelle che erano le amnesie nelle rotazioni difensive della De Longhi per colpire da tre punti, fu il vero segreto della vittoria di Trieste. Oggi è entrato alla panchina e sta facendo altrettanto bene, perché 5 punti sono suoi più il lavoro di Bowers, che tengono a contatto Trieste che esce a meno 4 con però due tiri liberi per Gerardo Sabatini. Sabatini che ha subito il fallo difensivo di Trieste, allora mette a segno il primo personale, buono comunque anche l'impatto dalla panchina di Gerardo Sabatini, che si sta facendo trovare pronto e soprattutto attacca il ferro senza soluzione di continuità. Benissimo anche questo 2 su 2 tiri liberi. Adesso Sabatini lascia il posto a Matteo Fantinelli,
tante rotazioni per la De Longhi, lo avevamo quasi imboccato, entra Brown in marcatura su Lawrence Bowers, si assomigliano un po' questi due giocatori, dei finti centri adattati dai loro coach a un ruolo dove comunque si stanno dimostrando efficaci. Adesso Cavaliero fa girare per Coronica, poi da Jan Lize, marcato da Fantinelli, Fantinelli tiene Jan Lize che deve riaprire, pesca Fernandez libero dall'arco, la palla entra, Baldasso, poi esce Baldasso, Baldasso, scusa, era Baldasso da tre punti, stava per essere l'ennesima striscia positiva per Baldasso. Adesso fallo di Coronica, se abbiamo visto bene, era anche il terzo contatto di Coronica, praticamente gli hanno abbuonato i primi due, vediamo, uno, due, e al terzo contatto la spintina, arriva il fallo. Curiosamente sette falli di squadra commessi finora da Trieste con altrettanti giocatori diversi, sempre ferma due la De Longhi. Adesso Brown chiama Imbro fuori dall'area di ricevere, Imbro per Swan, si gira, tira, scheggia il primo ferro, Swan non si è coordinato al meglio. Pilastrini chiama Bernardo Musso, Swan è comunque in campo da diversi minuti, ancora Baldasso che cerca la tripla, rimbalzo De Longhi, lo controlla Fantinelli, ha preso un colpo Imbro. Ha preso un colpo in bro il mignolo sinistro chiama, visto che è un ottimo difensore, sa anche attaccare il ferro. Vediamo cosa succede con la De Longhi che rimette, sì, in curiosamente gioco. Infatti Pilastrino ha già ruotato nove giocatori ma non Matteo Negri, che in una situazione del genere potrebbe anche far comodo. Infatti è entrato di nuovo Swan al posto di Matteo Imbro anziché un Negri, che ancora non ha messo piede sul parquet. Qui fallo alla difesa prima ovviamente del tentativo di tiro di Fantinelli, viene giudicato, sì, non è stato giudicato buono il tiro, però essendo Trieste in bonus Fantinelli andrà in lunetta per un due personali. Sì, infatti il secondo fallo di Baldasso, aveva già speso due falli Cavaliero prima. Intanto vediamo il primo tiro a bersaglio di con il primo del capitano della De Longhi. Allora, seconda opportunità per Fantinelli, 2 su 2 per lui. E allora torna più 8. Adesso l'abbiamo chiamato, esce Isaiah Swan, entra Matteo Negri. Matteo Negri. Campo Negri assieme a Musso, Fantinelli, Antonutti e John Brown. Dentro Cittadini invece per l'Alma Trieste, porta palla Cavaliero. Coronica e Baldasso esterni assieme appunto a Cavaliero, qui palla subito toccata da Negri in pressione su Cavaliero, tocca di piede, palla che poi scivola fuori, 16 secondi per Trieste, abbiamo scollinato la metà del secondo quarto di gioco. Allora Cittadini scambia con Baldasso che poi chiama il taglio di Cavaliero, fa saltare Fantinelli, arresto, tiro, non va, pasticciano un po', si pestano un po' i piedi i giocatori di Trieste. Allora Negri attacca il ferro, va quasi fino in fondo, poi pesta la linea, pesta la linea, troppo veloce, troppo a testa bassa questo attacco di Negri, corretta la chiamata arbitrale. Comunque lo scarico per Brown sarebbe stato un qualcosa di irrealizzabile, qui viene chiamato fallo. Fallo al numero 16 Matteo Negri, è il primo personale per lui, deve ancora entrare in partita, non proprio positivo il suo primo minuto di gioco. Coronica adesso consegna a Cavaliero che parte veloce per passare la metà campo, ancora Coronica, si gira per linea esterna da Baldasso, non riesce a entrare, Bowers marcato benissimo da Antonutti che gli mangia la ricezione. E allora Cavaliero punta Negri, ancora 6 secondi, Cittadini anticipato da John Brown che si invola questa volta, la schiacciata di Brown vale il più 10 per la De Longhi, vantaggio in doppia cifra per Treviso. Stavolta John non ha voluto rischiare niente, vediamo intanto un fallo, non ha voluto rischiare giocate eccessivamente spettacolari che però potessero
danneggiare la squadra con un'altra schiacciata magari spedita sul ferro, questa volta concreto, normale, una schiacciata ordinaria. Anche perché penso che un lay-up in contropiede solitario da Brown è un qualcosa che non vedremo a Treviso. No, non vedremo in assoluto, non l'ha fatto credo neanche l'anno scorso a Roma nella sua stagione di debutto a livello professionistico. Rimessa in zona d'attacco per Trieste, Fernandez per Cittadini, scambiano i due, Fernandez finta, poi si butta dentro per Bowers, puntando Nutti in uno contro uno, Bowers per Baldasso, non ci pensa due volte, tira primo ferro, palla che va fuori, tocca la struttura del canestro, attenzione perché la De Longhi sta scappando via, 39-29. È un'occasione importantissima, allora pubblico tutto in piedi per sostenere i suoi giocatori. Negrini consegna Fantinelli che adesso è fronteggiato da Fernandez, non difende forte Fernandez, allora Fantinelli passa bene a metà campo, Musso per Antonucci, Negrini adesso guardato bene da Coronica si trova in beata solitudine, Negrini tira da tre, palla sul ferro. Si poteva prendere quel tiro, comunque certo. Ci stava adesso Bowers se lo perde Antonucci e allora contropiede efficace per una Trieste che torna a meno 8 per Trieste, che il parziale finora è di 17-13 in questo secondo quarto. La penetrazione di Negri che vorrebbe forse anche un fallo da parte di Coronica, però niente, ci poteva stare il fallo di Coronica, qui bellissimo l'assist di Coronica ma la stoppata di Fantinelli. Bowers non demorde, quarto punto consecutivo, non si fa in tempo a cantare vittoria che Trieste è di nuovo là e allora 3-9-3-3. Fantinelli ancora a portare palla, effettivamente la partita è molto molto viva e Coronica sta risultando un po' l'arma tattica. Vediamo un po' questo tiro a tre punti di un cross di Bernardo Musso con bravo a coach Pillastrini che ha visto una difesa particolarmente intensa da parte di Trieste. Pillastrini che curiosamente in Coppa Italia si beccò uno dei suoi rarissimi falli tecnici che tra l'altro poi costò pure la partita alla De Longhi. Intanto 2-2, una rarità per John Brown, preciso in questa occasione dalla lunetta. Sì, una bella novità questa di Brown preciso dalla lunetta, visto anche considerato che oggi De Longhi un po' affaticato con i tiri liberi, ricordiamo l'1-3 di Swan. Intanto bel giro sul ferro di Bowers che ci mostra tutto il suo infinito talento. Un Bowers che pur partendo dalla panchina è già ampiamente in doppia cifra, quota 14 punti, è il miglior realizzatore dell'incontro. Qui Musso riapre per Swan, un po' di difficoltà e allora fuori Brown per il pick and roll, Fantinelli da tre punti, palla sul primo ferro, Brown lotta rimbalzo ma la palla è nelle mani di Trieste che superato il momento di sbandamento in cui era finita a meno 10 sta ricominciando a macinare gioco e punti. Qui Coronica si butta dentro, lo scarico per Fernandez, poi Baldasso tiro da tre ma non prende, meno 6 del Palo Goffa contro la Fortitudo Bologna, 71-65 risultato maturato l'8 febbraio. Qui pressione fortissima di Fernandez su Fantinelli, stanno per scadere gli 8 secondi, allora Fantinelli supera la metà campo, va fino in fondo Fantinelli, guardate la carica del capitano che guarda i suoi ragazzi, la sua curva, quella che gli ha anche dedicato uno striscione. Fantinelli che in estate ha deciso di rimanere a Treviso, Fantinelli che considera Treviso la sua casa, vuole provare a vincere con la maglia della De Longhi, ha avuto offerte anche dalla Serie A, qui sbaglia l'addizionale, peccato perché sarebbe stato il coronamento di un'azione spettacolare. Ultimo minuto del secondo quarto di gioco, Cavaliero che si butta dentro, gli tocca la palla Musso, allora Brown spinge il contropiede, Swan in beata solitudine da tre punti, Isaiah Swan. Trieste che dicevamo prima era arrivata a un niente dal meno 3, si ritrova improvvisamente al meno 11, questo è il basket, non c'è niente di certo. E qua, e qua guardate la giocata di Swan, Fernandez allarga il gomito, viene fischiato, palla in attacco al play italo-argentino, lo rivediamo al replay, allarga il gomito,
da un'altra angolazione, il fallo c'è davanti non alla faccia particolarmente all'arbitro. Non particolarmente marcato il contatto, ma davanti all'arbitro questa è una situazione che di solito preme il difensore. E infatti Dalmasson subito corre ai ripari, fuori Fernandez che ancora protesta con l'arbitro, al suo posto Bobo Prandin che quindi agirà da playmaker. Comunque ritorniamo in cronaca, Waldo. 30 secondi al termine del secondo quarto di gioco, Fantinelli che adesso gestisce uno contro uno con Prandin, qui suon virata spettacolare, passaggio per Lombardi che sbaglia il piazzato, sarebbe stata il coronamento di veramente un mini break di quelli importanti, ma adesso Cavaliero per riportare i suoi dentro la doppia cifra di svantaggio. Punta Musso che commette fallo. Buona la scelta di Musso perché la De Longhi non è in bonus, ha ancora falli da spendere, meno di 7 secondi ancora per Trieste. Qui fallo di Musso, è il secondo, non lo rischia. Pilastrini manda dentro Gerardo Sabatini. Ottima scelta effettivamente sia un'ottima di Musso. Scelta però di Musso perché sì. Sarà più difficile per Trieste impostare un'azione in meno di 7 secondi. Allora Cavaliero per la rimessa, gioca due con Bowers, perde palla, brutto passaggio di Cavaliero, ma grandissima la pressione di Brown e Sabatini. Adesso meno di 6 secondi, ma questa volta questa si chiama frenesia, Baldo. Questa sì, è frenesia, eccesso veramente di frenesia per Trieste che non ha trovato, ha perso lucidità. Adesso fuori Eric Lombardi, vuol giocare con più piccoli possibile Pilastrini in modo tale che chiunque si possa prendere un tiro da tre punti. Non c'è più Imbro che è stato protagonista fino al primo quarto, adesso Fantinelli parte a razzo e allora si becca la stoppata di Bowers, rimbalzo di Brown che però non tramuta una riscossa a seguito del time out chiamato dal coach Pilastrini, una cavalcata che ha portato Treviso sul più 11 di metà gara. Intanto abbiamo raccolto nell'intervallo un po' di notizie dalle due infermerie. Lawrence Bowers, che adesso è proprio qua davanti alla nostra postazione, è ricaduto sulla stessa caviglia, si era fatto male in precedenza, infatti adesso sta un po' provando la tenuta della caviglia. Invece Matteo Imbro, che aveva preso quel colpo al dito, al mignolo sinistro, e che adesso lo vediamo in campo, era appunto solo un colpo, nessuna lussazione, almeno questo è il primo discorso dello staff medico, gli hanno fatto una fasciatura ma niente di grave. L'abbiamo visto anche tirare in fase di riscaldamento in preparazione al terzo quarto di gioco, quindi allarme rientrato per Matteo Imbro. De Longhi nuovamente al completo, una De Longhi che ha tirato benissimo nelle prime due metà di gara, le statistiche ufficiali ci dicono soprattutto da tre punti un 50% con 6 su 12, più positivo probabilmente in campo Isaiah Swan, da quando è entrato lui De Longhi ha avuto un plus minus di più 17, un'altra prestazione notevole. Qui un altro uno contro uno di Eric Lombardi, non efficacissimo quando si deve prendere un tiro dal palleggio, più bravo certamente quando invece riceve palla e può scagliare un piazzato. Sì, infatti come dicevi tu Baldo è sempre il solito discorso che Lombardi è un giocatore di sistema, ha bisogno di esaltarsi attraverso l'aiuto dei compagni, se permesso in isolamento non sempre efficace. Intanto anche Fantinelli prova all'ingresso ma niente da fare, proprio polveri bagnate in questo avvio, polveri bagnate in questo avvio per una De Longhi che comunque ha fatto vedere ottime cose soprattutto in quella difesa sul tiro perimetrale che tanto abbiamo invocato anche in passato. 3 su 13 per Trieste finora, e adesso invece tiro perimetrale affidato per un momento a Imbro che non conclude, va dentro, recupera, ribatte l'attacco Eric Lombardi, 4-8, 3-5, più 13 per la De Longhi. Lombardi che è il miglior marcatore della sua squadra al momento, 9 punti, d'altra parte ce ne sono 14 per Lawrence Bowers che però è in panchina. Comunque Trieste già dall'altra parte, lo vediamo adesso con Fernandez che gioca per vie perimetrali con Cittadini e Cavaliero. Una Trieste che ha avuto moltissimo dalla sua panchina, Bowers appunto ha iniziato il match di rincorsa, quindi 16 punti dai titolari, 19 dalla panchina, considerando che Bowers ne ha messi 14. Qui sbaglia la tripla Musso, palla che finisce
in mano al Lombardi, al quale però è stata sanzionata una spinta ai danni di Cittadini. Si accusa prontamente della chiamata arbitrale Eric Lombardi, chiamata assolutamente corretta. Rivediamo al replay l'appoggio della mano sinistra di Lombardi sulla schiena di Cittadini. Sostanzialmente nessun problema di falli per Treviso, che ha solo Musso con due. Dall'altra parte invece ci sono ben tre falli per Coronica e due a testa per Fernandez, Baldasso e Cavaliero. Una situazione non ideale per coach Dalmasson, che sappiamo avere già le dimensioni ridotte. Qua intanto Cittadini riesce ad eludere i tentativi di stoppata nel cuore dell'area della De Longhi, deposita il meno 11, ma siamo già dall'altra parte. Musso adesso in brosso di canestro, si scontra con Brandin. Musso si prende l'azione, il tiro personale, rimbalzo lungo che premia John Brown, si butta in entrata, rimbalzo ancora per Eric Lombardi, conclusione mancina. Tre conclusioni un po' affrettate per la De Longhi, che avrebbe potuto magari cercare il passaggio migliore, ripartire nell'azione per poter trovare una conclusione migliore. Comunque adesso gli analizze per Cavaliero, gli sporca la palla Fantinelli, ed Fantinelli è recupero che... per la De Longhi, con Cavaliero che ha fatto l'ultimo tocco. Bravissimo Fantinelli questa sera, particolarmente ispirato. Sì, Fantinelli molto molto bravo, perché effettivamente gli è stato addosso a Cavaliere, dopodiché gli ha sporcato il possesso ed è riuscito a farglielo rimbalzare contro la coscia. Fantinelli che già dall'altra parte gioca il pick and roll con John Brown. C'è il canestro, c'è il fallo. No, fischiato fallo in attacco, attenzione. Ah, fallo in attacco. Canestro non buono, fallo in attacco fischiato a Matteo Fantinelli. Lo rivediamo al replay. Si allarga, prende spazio con il gomito Fantinelli su Fernandez, e ci poteva stare come chiamata, perché Fantinelli si è procurato lo spazio con il braccio destro. Stupito il capitano per questa chiamata. Sì, anche lui si aspettava un fallo a favore. Effettivamente non se ne vedono spesso di questo tipo di chiamate, ma ci può stare. Adesso Prandin per Cavaliero, gira fuori per Janelizza che si butta dentro, poi fuori ancora per Brandin. 3 secondi, deve tirare Trieste, lo fa Cavaliero, palla sulla tabella, Brown che la spizza ma non riesce a controllarla, e allora ancora Brandin sotto per Cittadini, che però perde palla. Tanta confusione in casa Alma Trieste, non solo per demeriti propri, merito sicuramente per l'immensa pressione della difesa della De Longhi. Un quarto che in 4 minuti ha regalato ben poco spettacolo, 2-2 il parziale. Vediamo il tiro della media di Brown sbagliato, altro rimbalzo in attacco Lombardi. Da un Eric Lombardi, palla buono, questa è buona, buono il canestro di Eric Lombardi, in doppia cifra anche questa sera, suoi gli unici 4 punti della De Longhi di questo terzo quarto. E qui esce tra gli applausi proprio Eric Lombardi, dentro Antonutti e Swan, e forse la vera forza della De Longhi rispetto al girone di andata, rispetto all'inizio, è proprio questa. Quale squadra si può permettere in questo momento di inserire dalla panchina uno Swan e un Antonutti? Ma poche, pochissime, quasi nessuna. Abbiamo detto, le squadre più profonde di questa A2 sono Treviso, Trieste, che stasera è un... ovviamente orfa i due giocatori, diciamo oggi pomeriggio, oggi scusa, pomeriggio, esatto, e la Fortitudo, che anche lei ha un roster decisamente profondo. Tanto la tripla sbagliata da Fernandez, tocco a rimbalzo viene dato ad Antonutti, che però protesta. Il tocco sembrava nettamente da parte di Janeliz, lo rivediamo al replay. Antonutti a colloquio con gli arbitri. No, forse no, l'ultimo forse tocco è di Antonutti. Antonutti è proprio di Antonutti, sì. Cambia la decisione arbitrale, comunque qualche dubbio ci rimane anche rivedendo l'azione al replay. Gli arbitri comunque si sono consultati, non protesta la panchina giuliana. Sì, neanche Janeliz, che era il giocatore. Nemmeno Janeliz, anche se qualche dubbio rivedendo la replay rimane. Fantinelli adesso in azione personale, poi riparte fuori Musso con ancora Fantinelli, pick and roll con Brown centrale, e ha proprio Musso che si butta dentro, qui Cavaliero. Terzo fallo il Cavaliero. Non è lesto nell'adeguare la rotazione difensiva, un Cavaliero è decisamente in ombra questa sera, 0 punti per lui.
Cavaliero che nella finale di Supercoppa di fine settembre fu assoluto protagonista con i suoi tiri, oggi per il momento è ancora a quota zero, punti segnati e tre falli, adesso anche a colloquio con l'arbitro perché non era molto convinto, l'arbitro lo ha richiamato, non vuole vedere certe proteste, anche perché il fallo era netto su Musso. Il fallo era piuttosto evidente su Musso in penetrazione, Cavaliero non si è adeguato in difesa velocemente, allora si riparte con Swan fronteggiato da Bobo Prandin, l'ex di turno. Fantinelli spalla a canestro, un'occhiata al cronometro, poi si butta dentro, non trova lo scarico per John Brown, si aiuta con la tabella Fantinelli che sa usare molto bene il corpo, anche spalle a canestro, doppia cifra per Fantinelli dopo i 17 realizzati contro Mantova, ancora molto bene il capitano De Longhi in fase offensiva. Adesso Cavaliero controllato benissimo, Brown, guardate l'anticipo, adesso si corre, si va da Swan, tiro da tre punti aperto, Isaiah Swan è una macchina, un centro per completare la De Longhi, invece Swan ha dato una dimensione ulteriore. Rientra Lawrence Bowers nelle file dell'Alma Trieste, che fischiato fallo a Swan che ha esagerato con la pressione su Fernandez, ride giustamente Swan che dice sì è vero, sono stato io, sì, decisamente, scusate, diciamo comunque scusate, non è la miglior serata per Cavaliero, 0 su 1 da 2, 0 su 3 da 3, ma soprattutto 7 palle perse, parzialmente compensate dai 6 falli subiti. E soprattutto Swan che si diceva prima, oltre a essere incisivo, si diverte a giocare. Si diverte molto a giocare, abbiamo visto delle espressioni facciali curiose già contro Mantova, ma qui sta veramente offrendo un campionario notevole. Intanto bellissimo l'aiuto difensivo di Musso su Brown, ma sotto Michele Antonutti! Come gioca questa De Longhi? Antonutti che sente un pochettino la partita, il friulano ha vissuto i derby con la vecchia pallacanestro Trieste quando lui era ancora un ragazzino, ce lo raccontava una settimana fa, ci tiene molto, non è l'unico giocatore a essere molto concentrato su questa sfida. Intanto vediamo adesso come reagirà al tiro libero. End one per Antonutti, con l'aiuto del ferro, buono il suo canestro, scollino quota più 20 di vantaggio a De Longhi, 5-8, 3-7, e adesso per Trieste comincia a farsi durissima. Fernandez con l'azione personale, rimbalzo lungo tra Prandin e Bowers, si riparte da Jan Lise, 10 secondi però, tanta fatica, 8 è ancora lontanissima dal ferro, l'Alma, Jan Lise si prende il tiro da 3 punti sul ferro, rimbalzone di Bernardo Musso in versione rebounder addirittura, adesso gioca a due con Brown, dentro il Musso per Brown che però viene stoppato da Lawrence Bowers, grandissima azione difensiva di Bowers con Brown che si pregustava già la schiacciata, e allora uno contro uno questa volta dall'altra parte, fa saltare un po' i meccanismi difensivi di Brown, molto positivo Bowers, guardate il replay, la finta, poi il passaggio dietro la schiena, davvero molto bravo, dotato di ottima tecnica individuale Bowers. Vediamo qui la stoppata. E rivediamo qui pulita, ottimo, ottimo davvero l'intervento di Bowers. Panchino ora per Bobo Prandin, dentro Federico Loschi, trevigiano ma non ex del match, non lo consideriamo ex anche se ha fatto le trafile delle giovanili in maglia Benetton. Ora Fernandez, show difensivo di Brown su di lui, rimane scoperto sotto Bowers che però non conclude, rimbalzo d'attacco, fuori anche il secondo tentativo, e allora carambola nelle mani di Musso, si dispera nella panchina di Trieste, ci si mette anche lo sportivo dentro Gerardo Sabatini, e allora Sabatini che si butta dentro, scarica fuori per Musso, piedi a terra, si alza, tira, incredibile questa palla che esce, sorride Musso perché nemmeno lui ci crede. Effettivamente il pallone che danza un'infinità sul ferro ed esce, non l'avevamo ancora visto quest'anno. Bowers da tre punti, non va, ancora rimbalzo di Musso, terzo di fila per l'argentino in forma smagliante, se non la mette da tre si riscatta in altro modo. Allora Sabatini, Musso pronto a ricevere nell'angolo, Sabatini che non buono, chiaramente non è buono il suo canestro, fallo difensivo di Fernandez, chiamato Fernandez, attenzione perché il terzo per Fernandez, come per Koronic, come anche per
il numero 18 Cavaliero. Attenzione che adesso Dalmasson nelle difficoltà cosa fa? Abbassa, fuori Bauer, sì. Abbassa drasticamente il quintetto, Paronica dal numero 4, Janelidze dal centro. Small ball proprio cattivo, ma molto small cattivo. Small ball estremo, possiamo dire. Intanto dentro invece Bruttini per sfruttare maggiormente la fisicità sotto canestro anche per la De Longhi. Prova a cambiare i quintetti. 5 secondi, attenzione al termine di questa azione. Suona spalla a canestro, si gira, tira, si appoggia all'Oschi. Ma che canestro di Isaiah Swan! E attenzione perché sono passati 8 minuti. Federico, quanti punti ha realizzato l'Alma Trieste? Solamente due. Guardate ancora la pressione difensiva della De Longhi. Qui scappa la palla ad Antonuti per un non nulla. Coronica pensa ad adentrarsi, poi scarica fuori a Fernandez. Facciamo 5. Si spezza l'incantesimo, 60-40, punteggio tondo. Ma quanta fatica per l'Alma Trieste a trovare la via del canestro. Ubaldo, tu che hai le statistiche sotto mano, quanti punti di confezione di solito Trieste in una partita? Lo abbiamo detto anche in precedenza, bottini importanti, 83.5 83, a partita. 83.5. Siamo finora neanche a metà del bottino abituale alla fine del terzo quarto. Sabatini intanto si butta dentro a 1000 all'ora, fallo di Baldasso. Quarto di squadra per Trieste. E a livello di punti subiti, situazione equilibrata tra le due squadre, con la De Longhi che è terza nella classifica dei punti subiti con 72.5, Trieste subito a ruota con 72.7. Quindi possiamo dire che solo che Trieste, o meglio Treviso, è decisamente, esatto, ampiamente nel suo ruolino di marcia. Trieste ha decisamente qualche difficoltà in più, soprattutto in termini di percentuali da tre punti concesse. L'abbiamo detto in precedenza, è un qualcosa che a lungo andare decide le partite e campionati. Trieste è seconda con il poco più del 30 concesso, Treviso sta migliorando, è sesta col 34,5 concesso da tre punti, ma questa sera 7 su 16 da tre per la De Longhi, mentre 4 su 20, quindi il 20% realizzato a Trieste. Quindi sfortunato De Longhi che sta facendo ampiamente il suo dovere nel contenimento del tiro perimetrale. Sfortunato qui Bruttini nella sua azione d'attacco. Fernandez allora fermato con il fallo da Gerardo Sabatini. Ci saranno verosimilmente tiri liberi per Juan Fernandez, con Treviso che ha già esaurito il bonus. Esaurito il bonus comunque quando mancano 44 secondi al termine del quarto. Effettivamente concedere in totale 5 punti a Trieste in oltre 9 minuti, col fatto che poi 3 punti sono stati quella tripla di Fernandez sul pasticcio di Antonucci, e qua oltretutto Fernandez dimostra di non essere lucidissimo nel frangente sbagliando il tiro libero. Bisogna dire che concedere così poco, spendendo oltretutto 5 falli, non è male, non è assolutamente male. Non è decisamente male. A segno Fernandez con il secondo personale. 4 punti suoi, ravvicinati. Esatto. Fantinelli di nuovo in campo, di nuovo per Antonucci. Adesso Sabatini vuol provare a entrare. Quarto fallo di Fernandez. Quarto personale per il player argentino. Situazione falli che comincia a farsi critica per Trieste. 3 di Coronica, li abbiamo visti in precedenza, 3 di Baldasso, 3 di Cavaliero, 4 di Juan Fernandez. Tiri liberi per Fantinelli, bonus esaurito anche dall'Alma Trieste. E allora capitan Fantinelli, e la cosa strana è che 2 su 2 non lo toglie, lascia Fernandez in campo. Veramente strana, lo rischia fino in fondo, anche perché non ha troppe alternative. Prandin era seduto sul cubo dei cambi, ritorna a sedere, non può portare palla fino alla fine l'Alma Trieste. Allora gioca 2 Janelidze con Baldasso, efficace il tiro piazzato di Giga Janelidze. Per Janelidze è il settimo punto, ultimo attacco De Longhi. Antonucci tira da tre punti alzando la parabola, palla che danza sul ferro, poi esce, non riesce a prendere l'ultimo tiro Trieste con Baldasso che aveva... Anche perché è vero che tra le due squadre di classifica ci sono 6 punti, ma si guarda sempre la differenza canestri. L'andata era più 8 per Trieste, al momento siamo a più 19 per De Longhi. Sarebbe importante in ottica piazzamento playoff ribaltare questa differenza anche per Treviso. Qui Fantinelli in azione personale, appoggia il vetro, palla che esce. Sicuramente si guarderà anche a quello.
nell'economia e nella gestione soprattutto dei possessi finali qualora il divario dovesse essere inferiore, anche perché lo abbiamo detto in precedenza, Trieste nelle sue 5 sconfitte non ha mai veramente mollato. Scarto massimo di soli 6 punti, quindi c'è da aspettarsi una reazione da parte dei ragazzi di Coach Dalmasson. Intanto arriva il dato sugli spettatori presenti oggi a Pallaverde: 4.988 in questa domenica di febbraio. Baldasso che non infila l'addizionale, 6-2, 4-5. Possiamo dirlo, anzi lo dico io, mi aspettavo il tutto esaurito. Ecco, magari sì, questa è l'unica cosa un po' stonata oggi. Sì, effettivamente una partita del genere, sfida al vertice, partita a mezzogiorno, ci si poteva aspettare qualcosa di più, anche perché il tempo fuori non invita particolarmente alla gita domenicale. No, assolutamente, il carnevale è finito, quindi non c'è neanche la scusa del carnevale. Comunque, noi godiamoci questa bella partita, gli assenti non sanno cosa si stanno perdendo. Esattamente, intanto abbiamo Sabatini per Swan, viene fischiato un fallo in attacco a Bruttini, a blocco Davide irregolare. Bruttini, blocco irregolare chiamato a Davide Bruttini, e allora nuova occasione per Trieste. Zitta zitta, mini break di 4-0 a cavallo dei due quarti e la possibilità di fare un piccolo passo per il rientro dentro il match. Palla affidata Coronica adesso di Anelize per Bomo Prandin. Prandin però lontanissimo, 5 secondi per concludere. Coronica si butta dentro, scarica di Anelize, palla persa. Bruttini che recupera poi da a Sabatini che non si avvede del taglio di Antonucci. Swan! Ci interroghiamo su quando mai ne sbaglierà qualcuno, perché anche questa sera mano rovente da oltre lato per un Isaiah Swan davvero caldissimo, ma qui l'ex di turno che vuole farsi carico del peso della sua squadra, provare a riportare sotto l'Alma Trieste, ci prova Bobo Prandin, segna e subisce il fallo. Infatti bravo Prandin, fa di tutto per cercare di farsi rimpiangere da Treviso Basket al suo pubblico. Intanto Swan è diventato il miglior marcatore dell'incontro con 15 punti, dietro di lui c'è Bowers con 14. Comunque sono sempre in 3 in doppia cifra in casa a Treviso Basket: 15 Swan, 12 Fantinelli, 11 Lombardi. Vediamo invece il tiro libero aggiuntivo di Prandin, sbagliato, sta sprecando qualcosa di troppo dalla lunetta anche l'Alma Trieste. Diciamo che anche qui si perderà qualche primato, poco o nulla, ma comunque adesso abbiamo finito gli aggettivi per Isaiah Swan. Altra tripla e vantaggio che torna superiore ai 20 punti per uno Swan sempre più letale. Intanto abbiamo visto il tentativo di tripla da parte di Loschi, sbagliato, rimbalzo, poi Fantinelli ha provato il recupero, non c'è riuscito. Danno di nuovo 24 secondi in attacco per Trieste, che comunque è sprofondata a meno 21, che effettivamente comincia ad essere un divario importante quando manca nemmeno 8 minuti al termine. 6-8, 4-7 il punteggio stampato sul tabellone, ultimo quarto finora all'insegna di Swan, che lo ha marchiato a fuoco con due triple. Casomai ci fosse qualche velleità di rientro da parte di Trieste, 5 su 6 da 3 punti questa sera per Isaiah Swan, che commette adesso il secondo fallo personale. Uno Swan che ha un più 28 di plus minus. Ecco, la notizia, brutta notizia per Treviso, è che ha già esaurito i falli, quindi dal prossimo manderà sempre in lunetta gli avversari. Per una Trieste che cerca la rimonta disperata, perché effettivamente da meno 20 è dura rimontare, ma mai dire mai. 2 su 2 per Bobo Prandin, 6-8, 4-9, 8 minuti al termine. Dicevi giustamente Federico che da ora in poi qualsiasi fallo difensivo da Vedelonghi manderà in lunetta i giocatori dell'Alma Trieste. Qui ancora Swan, Antonucci che cerca di recuperare la palla con il più classico degli schiaffetti. Qui Swan cerca veramente la giocata per scollinare quota 20.
avrà altre occasioni. Intanto Prandina ancora nel cuore dell'area, Coronica per il tapin, Suon è completamente solo, va da sé, poi scarica per Antonutti che viene fermato con il fallo da Federico Loschi. Fallo assolutamente non cattivo quello di Loschi, che ha cercato di stoppare la posa di Antonutti. Guardate Suon con che scioltezza, Loschi che aveva sfiorato il passaggio dell'americano di Treviso, mentre sotto la nostra postazione Cavaliero e Green sono a colloquio. Green in tribuna, quest'oggi non è appunto in campo a causa degli infortuni. Intanto Michele Antonutti, una macchina dalla linea della carità, costantemente tra i primi 5 giocatori per percentuale realizzativa, sfiora il 90%. Doppia cifra anche per lui, 10 punti, è il quarto in doppia cifra De Longhi. Primo marcatore Suon con 18, poi Fantinelli con 12, Lombardi con 11, Antonutti con 10 punti. Vediamo intanto Trieste dall'altra parte che perde questo pallone per un passaggio eccessivo. Quanta direi. Fatica per Trieste in questa occasione. Intanto continua a ruotare i giocatori, che è un piacere. Coach Pillastrini, adesso rientra Musso per Suon. Soprattutto abbiamo visto in panchina Brown e Suon ridere e scherzare. Questo significa ottimo spirito di squadra, anche quando possono cadere delle difficoltà. Ricordiamo che la De Longhi ha iniziato questa partita con meno 10. E qui passaggio di Fantinelli che era stato triplicato. Pesca Bruttini che affonda la Bimane e si iscrive anche lui al referto. Dicevamo appunto, questo è lo spirito adatto. È chiaro che giocando così è molto più semplice inseguire un risultato utile, è più difficile quando ci si ferma. Vediamo un po' il fallo sui cittadini di Bruttini. Vediamo bene il fallo di Bruttini che torna in panchina dentro Brown e Lombardi, ma guardate anche con quanta intensità difensiva sta giocando la De Longhi. Punteggio ormai ampiamente acquisito, non più in discussione, continua a spingere come se non ci fosse un domani. Spinge come non ci fosse un domani, e ricordiamo Trieste che segna mediamente 83 punti, al momento al 34esimo ne ha segnati 50. 50esimo punto realizzato da Alessandro Cittadini. Vediamo la seconda realizzazione dei Cittadini. Entra anche il secondo, 2 su 2, 7-2, 5-1. Cittadini che in carriera è sempre stato un ottimo tiratore, come dicevamo, lungo, abbastanza atipico. Comunque vediamo un po' adesso cosa ci combina De Longhi. Sabatini per Fantinelli, Lombardi chiama palla da sotto, marcato da Coronica, adesso esce, poi Brown si gira, riapre per Musso, per Sabatini, sta per scadere il tempo, Sabatini da solo, palla che accarezza la retina. C'è solo l'illusione del canestro, non tocca il ferro e allora scadono i 24 secondi. Poco male visto il punteggio. Sì, effettivamente Sabatini adesso forse ha preso un colpo, sì. Parla un attimo con Coronica, comunque è in grado di continuare il gioco. Sì, niente di che, sono chiariti subito con quelle piccole incomprensioni che possono accadere con campo. Contatto accidentale, Coronica si alza e spara da tre punti, non va. Rimbalzo di Musso, questa sera particolarmente carico anche nel catturare carambole. Sabatini che riapre per Fantinelli, vuole andare sotto da Brown, poi riparte da Lombardi. Lombardi che si butta dentro, passaggio no look per John Brown. Brown che poco lucido, poco lucido in attacco, però difensivamente partita quasi mostruosa per John Brown. Infrazione di passi a Cavaliero, c'era probabilmente un contatto, sì, difensivo. Vediamo. Lo rivediamo al replay, si butta dentro Cavaliero. Brown lo tocca. Qui no, questo tocca, sì, decisamente qui c'era fallo di Brown. Anche di Fantinelli. Anche di Fantinelli. Non sono stati dello stesso avviso gli arbitri. E allora più 21. È chiaro che una partita così c'è poco da dire, è chiaro che anche gli arbitri sorvolano su qualcosa, su altre questioni magari un po' più precise. Quarto fallo di adesso di Cavaliero, che si deve essere un po' innervosito. Si è un po' innervosito, non si è visto fischiare un fallo, ma anche perché ci stavano tutti. Qui c'è il contatto su Bernardo Musso, appunto alla chiamata arbitrale. Comunque fuori Fantinelli,
dentro ancora Isaiah Swan, non vuole rischiare il rientro di Trieste. Colts Pillastrini, ancora tardi per inserire un Poser o un Nikolic. Effettivamente Musso qualcosa aveva da farsi perdonare rispetto al match di andata, quando era stato seconda schiacciata sul ferro di Brown. Qui Swan da terra riapre per Musso, non va il tiro. Qui Brown, qua Brown è esagerato, ha un po' esagerato sia nel tentativo di schiacciata che nell'agonismo messo per recuperare questo pallone. Però terzo fallo per John Brown, un agonismo che lo ha anche portato a catturare 8 rimbalzi di cui 6 offensivi. Importante il suo contributo, 2 su 9 al tiro, non è serata, è un periodo un po' in calo per John Brown. Ci viene detto adesso che i 4.988 spettatori sono comunque record stagionale di A2 per una partita a mezzogiorno. Prendiamola come una buona notizia, perché effettivamente non avevamo ancora questo dato. Evidentemente nel precedente contro la Fortitudo non c'era stato tutto questo pubblico. Intanto 2 su 2 di Loschi dalla linea della carità, 4 minuti e mezzo al termine dell'incontro. De Longhi, che dopo il match contro Trieste avrà fallo in attacco di Eric Lombardi. È stato lui quello a sbagliare alcune rotazioni difensive, lasciando i tiri a tre punti aperti a Baldasso, che aveva fatto tanto male a De Longhi. Oggi Musso, polveri un po' bagnate, tanto Prandin, che ha un'idea un po' bislacca, vede un passaggio per un taglio che non c'è, che non esiste. Quindi ennesima palla aperta, e Musso oggi ha deciso di farsi perdonare con un'ottima difesa, tanti rimbalzi e una prestazione davvero solida. 6 rimbalzi, 1 su 6 da 3, quindi non la sua serata più felice al tiro, lui che viene da un periodo dalla mano particolarmente rovente, ma un Musso che difensivamente è stato importante qui. Lombardi col piazzato, Brown che cerca di strappare il rimbalzo offensivo, Lombardi che sporca il passaggio, allora recupero perfezionato dalla De Longhi. Qui Isaiah Swan da casa sua per la serie, il canestro con della una vasca staffa da bagno, 21 punti anche oggi fa il bis dopo la prestazione contro Mantova Isaiah Swan. Allora lo possiamo dire, siamo a che ore sono adesso, Baldo? 1:30, come diceva il buon Dan Peterson, Mamma butta la pasta. Ricordiamo assolutamente il buon Dan Peterson, che si è sposato da poco e che ha da poco compiuto gli anni, e anche compiuto gli anni da ancora meno. Tanto quarto fallo di John Brown, ma ininfluente a questo punto, assolutamente ininfluente arrivati a questo punto dell'incontro. Il tiro libero di Prandin per cercare di riportare il divario a meno 20. Buono anche il secondo, e allora proprio 7-5, 5-5 dentro anche il numero 8 Matteo Schina per l'Anna Trieste. Sì, Dalmassone ormai ha capito che la partita è finita, quindi fa riposare alcuni dei suoi giocatori chiave, mette in campo il giovane Schina, che comunque è un ragazzo da tenere d'occhio perché ha un discreto talento. Adesso qui un po' di pasticcio tra Lombardi e Brown. Tira Brown in sospensione alla bene meglio, ma non prende nemmeno il ferro, scadono i 24 secondi. Applauso qui alla difesa dell'Alma Trieste, che pur sotto di 20 ha continuato a mordere l'attacco di Treviso contestando ogni linea di passaggio. Veramente un bel applauso bisogna farlo, perché tante squadre cosa fanno? Mollano perché vedono che sostanzialmente la partita è finita. Anche qui Loschi comunque ci teneva a iscrivere il suo nome al reperto. Buono il canestro di Loschi, quarto punto per lui. Bowers, che poi non ha più rimesso piede in campo, non l'ha voluto rischiare dal Massone, quindi di fatto tre pedine da quintetto a cui il coach ha dovuto rinunciare. Qui suona ancora una volta. Basta, ragazzi, abbiamo finito, ma chiudete proprio tutto, spegnete le luci, basta, dai. Ci manca solo che a fine partita vada a spazzolare il parquet. Ne approfittiamo allora per ricordare il 23
di febbraio, il match qui al Pala Verde della nazionale italiana di basket contro l'Olanda. Ci sono ancora biglietti disponibili, pochi, mi hanno detto che ce ne sono molto solo 150. Pochi, e soprattutto nel settore non numerato, numerati, centrali, distinti, vari, sono già abbondantemente terminati, bruciati in fase di prevendita, quindi affrettatevi, mentre il prossimo appuntamento invece in casa per la De Longhi sarà solamente l'11 marzo contro Ferrara. Infatti dopo il match contro la Tezenis Verona ci sarà la pausa per le Final Four di Coppa Italia che si disputeranno a Jesini. Intanto Cavaliero dalla lunetta si iscrive a referto, era ancora si iscrive a referto solamente a 2 minuti dalla fine dell'incontro. Musso per Swan, si alza ancora una volta. Basta, incredibile. Cominciamo ad aver paura che qualora dovessero fargli l'antidoping, cosa gli troveranno nel sangue? 5 triple nell'ultimo quarto di gioco per Isaiah Swan, 27 punti mostruoso, per l'americano. Mostruoso, 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 non c'è altro da dire. Bisogna dire che oggi Swan ha fatto di tutto e di più, e ricordiamolo, partendo dalla panchina, non è un titolare. Esatto, non è un titolare, ma si comporta come se fosse tale. Intanto rimbalzo di Sabatini sull'errore da tre di Federico Loschi, ultimi scampoli di match, partita veramente ancora una volta di un Isaiah Swan 8 su 10 da 3 punti, fallo. Più 29 di plus o minus, ricordiamoci che aveva iniziato con un 1 su 3 da 3 punti. Adesso standing ovation, tutto il pubblico in piedi per Swan. Entra Alex Nikolic. Lombardi torna nel suo antico ruolo di numero 3. Comunque lo stesso Pilastrini ha detto che non esclude in stagione di provare quintetti pesanti con Lombardi dalla piccola, ma è giusto il plauso a Swan che ha fatto di tutto e più, e ancora adesso non è contento perché gasa il pubblico in panchina. Interferenza intanto di Liliana Lita, altri e due punti per il nostro John Brown. Sotto media sicuramente anche in questa partita, ma non sotto media a livello di intensità dentro il match fino alla fine. Ancora Loschi per Cavaliere, ultimi scampi di partita, si alza da oltre l'arco, palla sul ferro, tap out di Jan Liz. Che brutta gira partita per effettivamente Loschi, di Cavaliere, che oggi non ne ha vista una, ha fatto bottino solo dalla lunetta poco fa, per il resto poco o nulla dall'esperto giocatore dell'Alma. 30 secondi al termine, che l'anno scorso fu l'aggiunta di qualità per i playoff di Trieste, un po' il giocatore che portò Trieste in finale promozione, poi lì subì lo sweep della Virtus. Però qui recupera palla Cavaliero fino in fondo, addirittura canestro e fallo per il giovane Schina. Esattamente, Ubaldo. Ricordiamo appunto la partita, la serie finale di 3-0 con cui l'Alma uscì sconfitta contro la Virtus Bologna. Due partite solamente perse tra le mura amiche per Trieste, la prima di campionato contro Treviso, l'ultima di playoff contro la Virtus. Quest'anno, lo ricordiamo, Trieste imbattuta ancora in casa, ma fuori casa 6 sconfitte consecutive, comprendendo quella di oggi. Esattamente, non solo, poi contiamo anche sul fatto del fattore campo che sarà importante nei playoff, ma non è detto, vediamo come va a finire. Intanto la partita finisce qui perché si chiude.